la diciannovesima giornata del campionato nazionale maschile di Serie B di Girone F. Le squadre che si affronteranno sono i tecnici Intersistemi Volleyball Foligno e Amici sportivi, buon pomeriggio dal palazzetto dello sport di San Giustino. Si gioca insolitamente di sabato pomeriggio alle 18.30 per un semplice motivo, perché la Erme Group dovrà recuperare martedì 8 marzo la partita di Grosseto e quindi è stata conseguentemente anticipata di quasi 24 ore la partita interna fra Erme Group San Giustino e Italchimici Intersistemi Volleyball Foligno. Erme Group San Giustino in testa alla classifica con una serie di 9 vittorie consecutive, 11 in totale. Italchimici Intersistemi che invece occupa la penultima posizione della classifica con soli 9 punti. Nel corso della settimana la Erme Group ha recuperato praticamente tutti gli atleti che fra Covid e infortuni avevano avuto qualche problema. Non c'è oggi Marco Bartolini in panchina, pertanto la squadra sarà seguita da Mirko Monaldi, che praticamente assume a pieno titolo il grado di primo allenatore. Prima di iniziare, e mi corre l'obbligo di farlo, verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la madre di Pasquale Iafigliola, dirigente della Pallavolo San Giustino, e per ricordare anche Federico Fabio, il giovane giocatore del Civita Castellana morto prematuramente a 30 anni. Fabio che si è arreso a una malattia incurabile. Pertanto all'amico Pasquale Iafigliola un grande abbraccio da parte di tutta la Pallavolo San Giustino e le condoglianze alla società del Civita Castellana e ovviamente ai parenti di Federico Fabio per questa incolmabile perdita. Come detto, prima dell'incontro verrà osservato un minuto di raccoglimento. Lo speaker sta procedendo con lo starting player. I giocatori della Italchimici Foligno hanno già preso posto in campo. Vi posso anticipare già la formazione con Bregliozzi numero 15 palleggiatore, Musco numero 9 opposto, questa è la diagonale. Al centro ci sono Alex Morinari e Michele Caridi. Gli schiacciatori sono Samuele Miorelli e Davide Urbani, libero con il numero 12 Lorenzo Enrico Schippa. Per ciò che riguarda la Erme Group San Giustino c'è una novità in partenza, stavolta nel ruolo di opposto c'è Nico Zangarelli, in diagonale con il rientrante palleggiatore Alessio Sitti. Al centro Cesaroni e Stoppelli, a lato Conti e Squodis, libero Marra. Gli arbitri sono umbri per questa sfida, tutta umbra, e sono il primo arbitro Andrea Galteri di Perugia, il secondo arbitro Dalila Villano di Terni. Come detto, prima di iniziare si procederà con il minuto di raccoglimento per ricordare appunto la madre del dirigente della Pallavolo San Giustino Pasquale Iafigliola e poi per ricordare Federico Fabio, giocatore del Civita Castellana, che è avversaria della Pallavolo San Giustino in questo campionato di Serie B. E anche noi ci associamo al minuto di raccoglimento.
dopo il minuto di raccoglimento si può partire. Ricordo che la gara è valevole per la 19ª giornata del campionato nazionale di Serie B maschile girone F, non dimenticando che debbono essere recuperate 4 giornate e che la Erme Group San Giustino ha una quinta partita da recuperare martedì prossimo a Grosseto. Davide Urbani è pronto a servire il primo pallone della partita, quindi battuta che spetta alla Italchimici Foligno. Entrambe le squadre partono in P6 e c'è subito il primo punto firmato da Davide Stoppelli in primo tempo per la Erme Group San Giustino, che adesso manda proprio Stoppelli al servizio. Qualche problema di ricezione per Miorelli, poi l'attacco di Miorelli non riesce a superare la rete e siamo 2-0 per la Erme Group. Ancora con Stoppelli alla battuta. Miorelli, qualche problema di ricezione, il muro su di lui e arriva il terzo punto per la Erme Group. Dunque partenza con il piede giusto per la formazione sangiustinese. Che manda ancora Stoppelli in battuta. La ricezione di Schippa, Musco, ed è il primo punto per la Italchimici. Il pallone servito da Molinari, Marra, Sitti, Conti dalla seconda linea e siamo 4-1. E adesso in battuta Nico Zangarelli, titolare anche quest'oggi ma nel ruolo di opposto. Rincorre la palla Bregliozzi, Musco, la risposta del muro, possibilità di ricostruzione, Musco, Sitti, Marra per Squodis e alla fine Squodis, seppure non di potenza, riesce a trovare la soluzione giusta sul campo di Foligno. Siamo 5-1 con Zangarelli che prosegue il turno in battuta. Ancora Miorelli, la difesa dello stesso Zangarelli, Sitti, poi Zangarelli sbaglia l'attacco, non riesce a concludere oltre la rete un pallone staccatissimo che gli aveva servito Sitti. Ed è il secondo punto per Foligno, che manda in battuta Giacomo Musco, opposto classe 92, sicuramente l'elemento più rappresentativo della formazione della Italchimici. La battuta al salto di Musco, la ricezione di Conti, Sitti, ancora Conti, ma è attenta la difesa di Foligno. Miorelli, trova il punto Miorelli. Italchimici a quota 3 contro i 5 punti della Erme Group e adesso torna in battuta Giacomo Musco. Conti, ottima la sua ricezione, Squodis, la difesa, ma poi c'è lo slash da parte di Cesaroni. Era stato Urbani a trovarsi in traiettoria sull'attacco di Squodis. Pallone un tantino lungo e Cesaroni non ci ha pensato due volte
nel ribadire appunto 6-3 per San Giustino con Squodis in battuta. Vediamo se riuscirà a essere efficace. La palla tocca l'asta, quindi battuta sbagliata per Squodis con Mirelli che va al servizio per la Italchimici. Squodis, Sitti, Conti, c'è la copertura da parte di Urbani, ma c'è la possibilità del contrattacco. Squodis che trova la pipe vincente per il 7-4 di San Giustino. E adesso c'è il turno in battuta per Giulio Cesaroni. Buona la battuta di Cesaroni, la ricezione di Schippa e poi il primo tempo vincente di Caridi. Eccolo qua Michele Caridi che va in battuta. Quinto punto per la Italchimici. Conti, Sitti, Zangarelli, la difesa di Caridi, ma c'è già il punto ravvisato alla Herme Group per una invasione e quindi siamo sull'8-5 con Alessio Sitti in battuta. Sitti è rimasto fuori per Covid un paio di partite, anche se comunque sia a Perugia è entrato, seppure soltanto in battuta, anzi meglio ancora a Magione nella partita contro Perugia ha fatto il suo ingresso sul giro in battuta con titolare Daniel. Tiene il meno 2 Foligno che adesso va alla battuta. Conti, ricezione leggermente lunga, comunque Sitti a una mano è riuscito a servire Stoppelli. Urbani, la difesa di Squodis, Sitti, Conti da posto 2, è riuscito a chiudere ma c'era la difesa di Miorelli che poi è riuscito a trovare il punto dalla seconda linea e dunque la Italchimici si è riavvicinata a meno 1 dopo la partenza sprint di San Giustino. La battuta di Bregliozzi, Zangarelli da posto 4, il diagonale vincente di Zangarelli per il 9-7, San Giustino dunque che si riprende il più 2 e adesso in battuta c'è Rinaldo Conti. Schippa, rincorre la palla Bregliozzi, Urbani, out l'attacco di Urbani, però il secondo arbitro ha visto un tocco da parte del muro e quindi è punto per la Italchimici, punto numero 8 con Urbani alla battuta. Squodis, qualche problema nella ricezione in palleggio, ancora Squodis, c'è la copertura e poi l'attacco di Musco che fallisce l'occasione per il pareggio, un pallone troppo lungo, palla che va ben oltre i 9 metri e San Giustino torna più 2, siamo 10-8 con Stoppelli in battuta. Miorelli, Bregliozzi, ancora su Miorelli, muro vincente di Cesaroni e Zangarelli che aveva letto molto bene le intenzioni in fase di impostazione da parte di Bregliozzi. 11-8, quindi piccolo break per la Herme Group San Giustino con Stoppelli, Bregliozzi per Musco,
possibilità di ricostruzione per Foligno con Miorelli che trova il punto. È sicuramente fino a questo momento l'attaccante più pericoloso, Samuele Miorelli, classe 2001, quindi giovanissimo attaccante della Italchimici Foligno. È pronto adesso Alex Molinari con il numero 1, centrale, Marra, Sitti. Si può ancora giocare perché il pallone non è caduto a terra. E stavolta però la difesa di Foligno non si è salvata sul primo tempo di Cesaroni. 12-9 per la Erme Group, che va adesso a servire con Zangarelli. Piuttosto tesa la battuta di Zangarelli che adesso va a difendere. Conti in bagher, l'assist per Squodis. Musco, diagonale vincente di Giacomo Musco per il punto numero 10 della Italchimici, che sta comunque sia rispondendo alla Erme Group San Giustino dopo la partenza a razzo della formazione locale, arrivata ad un massimo vantaggio di 4 sulle 5-1. Musco, la sua battuta al salto, è out ma di poco, quindi Conti ha calcolato bene la traiettoria, anche se per questione di pochissimi centimetri. 13-10 per la Erme Group con Squodis che riprova in battuta. Urbani, Miorelli, ancora vincente l'attacco di Miorelli. Squodis, lunga la sua ricezione, ha tentato di chiudere a muro Sitti sul tentativo di Bregliozzi, il pallone è uscito e quindi Foligno di nuovo a meno 1, 12 contro i 13 punti della Erme Group. Conti, Sitti, Conti, la diagonale stretta di Conti riesce a passare e siamo 14-12 per la Erme Group, che va adesso alla battuta con Giulio Cesaroni, centrale rientrante anche lui oggi, non c'era sabato scorso a Magione. La battuta di Cesaroni è lunga e quindi il punto numero 13 per la Italchimici, che rimane attaccata alla Erme Group San Giustino. Adesso è Michele Caridi che va a servire, centrale titolare oggi assieme a Molinari. La battuta di Caridi, Conti, Sitti, Stoppelli, a segno il primo tempo di Stoppelli. E adesso in battuta è la volta di Sitti. Urbani, Musco, palla che non supera il nastro e siamo 16-13 con la Erme Group che riallunga a più 3. Di nuovo in battuta Alessio Sitti. Si salva in qualche maniera Foligno, poi non riesce con la free ball Conti. La difesa di Sitti, palleggio rovesciato di Conti e poi primo tempo vincente di Molinari. La Italchimici è riuscita a trasformare in punto una situazione che sembrava ad un certo punto compromessa, ma la difesa
è stata attenta, non ha fatto cadere il pallone e poi sulla ricostruzione successiva è arrivato il punto. Conti, problemi in ricezione, Scuodis in bagher per Conti con il diagonale che corretto dal nastro termina fuori. L'operazione aggancio per la Italchimici Foligno è di nuovo vicina al concretizzarsi, un punto di differenza. Marra, Sitti, Conti da posto 2, è davvero bravo Conti con freddezza a trovare il punto giusto vicino all'incrocio delle linee ed è soprattutto un punto importante per la Erme Group che torna a più 2, siamo 17-15. Con Rinaldo Conti, non forza la battuta e riesce ugualmente a trovare l'ace per l'errore ricezione di Urbani. Pertanto il divario si riallunga più 3. E Paolo Restani, coach della Italchimici Foligno, chiede il primo time out dell'incontro. Squadre di nuovo in campo. Con Rinaldo Conti che va in battuta dopo aver trovato l'ace senza forzare assolutamente il servizio. Ci proverà ora a giudicare dalla posizione che occupa Conti, sembra di sì, ma nemmeno stavolta ha intenzione di forzare. Schippa, Bregliozzi, Urbani, la difesa di San Giustino, il pallone di Conti è un lunghissimo bagher che termina fuori. Punto numero 16 per la Italchimici con Davide Urbani in battuta. Il servizio di Urbani che trova l'ace con l'ausilio del nastro e il punteggio procede come si suol dire a fisarmonica. San Giustino che arriva ad un massimo di più 3 e Foligno che riesce sempre a rintuzzare senza però fino a questo momento aver trovato la parità. A volte lunga la battuta da parte di Urbani. L'Erme Group è di nuovo a più 2 con Stoppelli al servizio. Schippa, Bregliozzi, Musco, il muro vincente di Squodis che ha letto molto bene su Musco. 20-17, siamo di nuovo a più 3 per l'Erme Group. E quindi per Davide Stoppelli di nuovo il servizio dai 9 metri. Trova l'ace Stoppelli, c'è un malinteso fra Miorelli e Schippa e adesso sono 4 i punti di vantaggio, quindi massimo vantaggio con Restani che chiede di nuovo il time out.
Primo set che sta andando verso la dirittura di arrivo con la Erme Group San Giustino a più 4, 21-17 nei confronti della Italchimici Foligno. Ancora la battuta di Stoppelli. Miorelli trova le mani fuori. Miorelli, e punto numero 18 per la Italchimici in battuta con Alex Molinari. Marra, Sitti, Zangarelli, la difesa da parte di Bregliozzi, il muro su Musco, possibilità di ricostruzione, Miorelli, e di nuovo mani fuori, trovato da Miorelli. Per il punto numero 19 di Foligno, che si riavvicina per l'ennesima volta, anche se adesso ci sono due lunghezze di vantaggio importanti a questo punto del set per la Erme Group San Giustino. Ecco Molinari. Conti, lunghissima la sua ricezione, opportunità per la Italchimici, sull'attacco di Musco la difesa di Marra, il bagger di Zangarelli, ma ancora una possibilità di contrattacco per la Italchimici non sfruttata, vediamo se sfrutta San Giustino. Zangarelli, c'è il tocco sull'attacco di Zangarelli, e punto numero 22 per la Erme Group. Proprio Nico Zangarelli che adesso va alla battuta. Buona la battuta di Zangarelli, deve fare il palleggiatore Caridi, poi sbaglia completamente l'attacco Miorelli. Pallone lunghissimo, e 23esimo punto per la Erme Group, di nuovo a più 4 e soprattutto a meno 2 dalla conclusione del primo set. La battuta di Nico Zangarelli, Miorelli va alla conclusione, Miorelli, ma c'è Zangarelli proprio in copertura. Sitti, Squodis, ed è punto per Squodis, 24-19, che adesso ha a disposizione 5 palle set con Nico Zangarelli al servizio. Miorelli, Musco, smorza il muro, Sitti, e alla fine chiude Cesaroni. Pertanto il primo set va ad appannaggio della Erme Group San Giustino con il parziale di 25-19 nei confronti della Italchimici Foligno. Come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte, c'è stato un sostanziale equilibrio per larga parte del set, piccoli allunghi della Erme Group rintuzzati sempre dalla Italchimici Foligno, che più volte si è trovata meno uno senza però mai raggiungere la parità. Poi l'allungo finale della Erme Group per il 25-19 che consegna il primo set nelle mani della formazione biancazzurra.
Ci apprestiamo a seguire le fasi del secondo set della partita fra Erme Group Pallavolo San Giustino e Italchimici Volleyball Foligno, valevole per la 19ª giornata del campionato nazionale di Serie B maschile, girone F. La Erme Group San Giustino ha vinto per 25-19 il primo set, conduce quindi 1-0. Adesso va imbattuta proprio la formazione oggi affidata alla guida tecnica di Mirko Monaldi per l'assenza di Marco Bartolini. E sarà Rinaldo Conti, schiacciatore, a servire il primo pallone. Pronto Conti. Non forza nemmeno stavolta, Urbani, Bregliozzi, primo tempo di Molinari a segno. E Foligno parte dunque aggiudicandosi il primo punto con lo stesso Molinari che va adesso alla battuta. Non ci sono novità nelle due formazioni. Squodis, trova il punto Squodis per l'invasione ravvisata a Musco e quindi siamo 1-1. Con Stoppelli in battuta. Urbani, forse il pallone era fuori, poi Cesaroni intuisce molto bene le intenzioni di Caridi e piazza il punto del 2-1 per la Erme Group con Stoppelli ancora in battuta. Miorelli, dopo la ricezione tenta la conclusione ma il muro smorza. Squodis, su assist di Conti, riesce a piazzare un altro pallone vincente, solo intercettato dal libero Schippa. E siamo 3-1 per la Erme Group. Miorelli sulla battuta di Stoppelli, Musco, c'è il muro attento, può ricostruire la Italchimici. La palla supera il muro ma non è potente. Zangarelli trova invece il punto in contrattacco. Nico Zangarelli da posto 2, ruolo nel quale oggi è stato schierato. E siamo 4-1 per la Erme Group con Stoppelli ancora in battuta. Problemi in ricezione per Urbani, il lungo bagger di Schippa, Musco, si salva in qualche maniera la difesa di San Giustino, può contrattaccare Foligno, ma c'è il muro vincente di Cesaroni su Miorelli per il 5-1 della Erme Group. E Restani chiede subito il time out per la Italchimici. Parte dunque con la Erme Group avanti 5-1 e con Stoppelli sempre in battuta. Miorelli, Bregliozzi,
Stavolta Musco riesce a realizzare il punto con le mani fuori ed è proprio Giacomo Musco che va adesso a servire. 3 punti da recuperare per la Italchimici. La battuta al salto di Musco, Marra, stavolta ordinato in ricezione, Zangarelli, muro vincente di Miorelli su Zangarelli. 3° punto per la Italchimici. Ed è pronto Musco alla battuta. Marra, Sitti, Cesaroni. Caridi ha risposto al primo tempo di Cesaroni, ma poi sul contrattacco è stato Squodis a firmare il 6° punto per la Erm Group. La battuta di Zangarelli, Miorelli, ancora Miorelli alla conclusione, ma c'è il muro che gli ha preso le misure e poi è Musco dalla seconda linea a trovare la diagonale vincente per il 4° punto Italchimici contro i 6 della Erm Group San Giustino. Marra, Sitti, salta in controtempo Cesaroni, c'è la possibilità di ricostruzione con Squodis ma è debole il suo attacco, Urbani, ancora Cesaroni, leggero controtempo, alla fine è Caridi che però accompagna troppo il pallone e l'arbitro fischia l'irregolarità che consegna il punto numero 7 alla Erm Group San Giustino. Al servizio Ridas Squodis, 7-4 per la Erm Group San Giustino. Siamo nel secondo set, la battuta di Squodis con Miorelli, Bregliozzi, l'attacco al centro di Caridi non riesce a superare la rete. Squodis di nuovo al servizio, 8-4 per la Erm Group. Schippa ed è Conti che ribadisce in campo con qualche contestazione da parte di Foligno per un pallone che sarebbe stato accompagnato da Conti, non è di questo avviso l'arbitro. Siamo 9-4. C'è anche fra il pubblico qualche sostenitore di parte Folignate che sta facendo presente all'arbitro come appunto avesse dovuto seguire un metro di valutazione uguale. Squodis, schippa, Musco alla meglio sul muro, è riuscito Musco a piegare le mani di Conti e a trovare il punto numero 5 per la Italchimici con Caridi. Eccolo qua Michele Caridi, anche lui giovanissimo, classe 2002, che va alla battuta, ma sbaglia, un pallone nettamente basso quello servito che non supera la rete. Siamo 10-5, sarà Cesarone adesso a servire. La battuta di Cesaroni, Urbani, Bregliozzi per Urbani, è pronto il muro e poi è Stoppelli che si trasforma più in opposto che in centrale e piazza il precisa
conclusione in diagonale all'incrocio delle linee. Cesaroni, Musco, Zangarelli può solo intercettare il potente attacco di Musco per il punto numero 6 della Italchimici contro gli 11 della Erma Group. In battuta Dario Bregliozzi, palleggiatore della Italchimici Foligno. Squodis, Sitti, Zangarelli, pallone staccato, la difesa da parte di Miorelli. Vediamo se il contrattacco di Conti va a segno. Conti alza la mano. Forse con un attimo di anticipo sull'arbitro, che aveva ovviamente ravvisato l'irregolarità di Conti, che aveva spinto troppo la palla. E quindi settimo punto per la Italchimici. Marra, Sitti, Cesaroni, anzi Stoppelli, scusate, primo tempo a segno. Al servizio Sitti per la Erma Group. E trova Leis, Sitti, errore ricezione di Urbani, pallone bassissimo, non è stato possibile controllarlo da parte della Italchimici. E sul punteggio di 13-7 per la Erma Group, Paolo Restani spende anche il secondo time out a disposizione in questo secondo set. Alessio Sitti prosegue il suo turno in battuta. Ripartiamo dopo il time out chiesto da Restani. E ha avuto modo di far male anche in questa circostanza, trovando un ace e pur non battendo in maniera potente. Ma come vedete è molto preciso Sitti, e stavolta è andato a pescare Miorelli, che ha dovuto rincorrere il pallone, poi lo stesso pallone si è smorzato sulla rete ed è arrivato il punto numero 14, quindi altro ace per Sitti. Il pallone non tocca il soffitto, quindi può essere rigiocato da San Giustino, ma c'è la difesa di Musco, autore dell'attacco precedente. Sitti, Conti, si difende in qualche maniera San Giustino, ma c'è la possibilità del contrattacco per la Italchimici, e poi chiude tutto il muro di Stoppelli su Musco, che per l'occasione ha schiacciato la posto 4, e siamo 15-7, stavolta il vantaggio della Erme Group è consistente, una Erme Group sicuramente più determinata rispetto a quella del primo set, che aveva tenuto in partita la Italchimici. Adesso 8 lunghezze di vantaggio con Sitti in battuta. Urbani anticipa anche Schippa. Urbani, il muro tocca, poi c'è il lungo bagger rovesciato di Squodis, ancora Squodis in difesa. Sitti, Stoppelli. Tocco in primo tempo di Stoppelli per il 16-7. Adesso Restani opera un cambio e richiama con il 10 Urbani e inserisce con il numero 6 Pietro Spalazzi.
classe 98. 9 lunghezze di vantaggio per la Herme Group con City in battuta. Busco, c'è in traiettoria Scuodis e poi ancora Conti implacabile a trovare il punto numero 17. Sono ora 10 le lunghezze di vantaggio per la Herme Group, che ha innestato sicuramente la marcia giusta. Con City sempre in battuta. Schippa, ce la fa poi il lungo bagher di Musco, che consegna comunque a San Giustino la possibilità per un contrattacco non sfruttato da Zangarelli, anche perché il pallone non era preciso. E poi c'è il muro vincente di Stoppelli e Conti sul nuovo entrato Spalazzi. 18-7, 11 punti oramai la Herme Group San Giustino è in fuga. City, la ricezione da parte di Spalazzi, poi è stato Molinari a interrompere la lunga striscia di punti della Herme Group, consegnando l'ottavo di questo set alla sua squadra. Ma ci sono sempre 10 lunghezze da recuperare per la Italchimici. Spalazzi, Marra, City, Conti. Seppure il pallone fosse attaccato alla rete, Conti d'esperienza è riuscito comunque sia a piazzarlo. 19-8. E adesso proprio Rinaldo Conti al servizio. 11 lunghezze di vantaggio per l'Herme Group. Non forza nemmeno stavolta, però effettua un servizio troppo lungo Rinaldo Conti e arriva il punto numero 9 per la Italchimici con Molinari che va al servizio. E intanto c'è un altro cambio, stavolta al centro Luca Battistelli, veterano della formazione Folignate nonché capitano. Pensate, Battistelli ha 38 anni. Rileva Caridi. Scuodis intanto va a concludere. Scuodis, c'è il muro ma può ricostruire San Giustino. Stavolta Scuodis riesce ad avere la meglio sul muro avversario. Siamo 20-9 per la Herme Group con Stoppelli in battuta. Miorelli, Musco, intercettato il suo tocco. Zangarelli, riesce miracolosamente la difesa a salvarsi, poi c'è il lungo bagher di Schippa, riprova Zangarelli che però stavolta conclude fuori. E per Foligno è il decimo punto, altrettanti sono i punti che la Italchimici deve recuperare nei confronti della Herme Group. Parte Musco in battuta, Scuodis in ricezione, City in bagher per Zangarelli, stavolta però il muro di Foligno era meglio. Lo stesso Zangarelli non riesce a disincagliare il pallone che, come avete visto, per ben due volte ha trovato l'ostacolo nella rete. E quindi il punto numero 11 per la Italchimici. È pronto Giacomo Musco al salto. Conti, City, Scuodis.
Muro vincente su Squodis. Ancora Musco in battuta, meno 8 Foligno. Conti, ottima la sua ricezione, come altrettanto ottimo il primo tempo, soltanto intercettato ma vincente di Cesaroni. Adesso c'è un cambio, viene richiamato Zangarelli e al suo posto c'è Daniel che va in battuta. Nelson Daniel, titolare in regia nelle ultime due partite, adesso va in battuta, è entrato al posto di Zangarelli. La battuta di Daniel è lunga e quindi è il punto numero 13 per Foligno contro i 21 della Erm Group San Giustino. Pronto Samuele Miorelli. Buona la battuta di Miorelli, Marra, Daniel, è entrato anche Nico Cipriani che va al secondo tentativo, la difesa di Miorelli, Musco, trova il punto Musco, la determinazione ha premiato senza dubbio la Italchimici che ha ridotto a meno 7 il ritardo dalla Erm Group. Ancora Miorelli al servizio, Conti, Daniel, Cipriani, da posto 4, smorzato il tentativo di Spalazzi, arriva Conti dalla seconda linea, in qualche maniera si salva Foligno, riprova Cipriani che trova il manifuori e il primo punto personale di questo incontro da posto 4. Siamo 22 a 14, 8 lunghezze di vantaggio e 3 che ne mancano a San Giustino per chiudere anche il secondo set con Ridas Squodis in battuta. Schippa, leggermente lunga la ricezione, riesce Musco a far passare il pallone ma sul contrattacco è Cesaroni che ha la meglio in primo tempo e siamo 23 a 14. Soltanto 2 punti alla conclusione del set con Squodis in battuta. Miorelli, come vedete, errore da parte di Bregliozzi in fase di impostazione dell'attacco. Musco non poteva schiacciare ma soprattutto si è ritrovato il pallone praticamente attaccato alla rete e avete visto cosa è successo. 24 a 14, ci sono 10 palle set a disposizione della Erm Group con Squodis ancora in battuta, lunga la ricezione in bagher da parte di Miorelli, c'è però il muro vincente di Battistelli sull'attacco di Cipriani. Punto numero 15 per la Italchimici con Battistelli, capitano, che va adesso alla battuta. Conti, Daniel, possibilità di contrattacco con Musco, è buono l'attacco di Musco per il punto numero 16 della Italchimici. Ancora Battistelli in battuta. Squodis, Daniel ed è Cesaroni che chiude il set sul 25 a 16 in favore della Erm Group. Pertanto la situazione è al momento attuale, è la situazione
appunto attuale è la seguente: Erme Group Pallavolo San Giustino 2, Italchimici Intersistemi Foligno 0, 25 a 19, 25 a 16, i punteggi con i quali la formazione biancazzurra ha chiuso in suo favore entrambi i set. Appuntamento quindi a fra poco per il terzo set. Sta per avere inizio il terzo set della partita fra Erme Group San Giustino in maglia blu scura e Italchimici Intersistemi Foligno in maglia azzurra, valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie B maschile girone F. Si gioca al Palazzetto dello Sport di San Giustino. 2-0 il conto di set in favore della Erme Group, che ha chiuso sul 25 a 19 e 25 a 16. Adesso è Pietro Spalazzi, confermato nel 6 più 1 iniziale di Restani, a servire il primo pallone per la Italchimici. Squodis, Sitti, Zangarelli. Invasione e quindi primo punto per la Erme Group, che presenta la novità del rientrante Carmelo Muscarà al centro. Stoppelli, Spalazzi, Molinari intercettato il suo primo tempo, non riesce sul contrattacco. Squodis che però ha la meglio poi a muro sul tentativo avversario. Siamo 2-0 per la Erme Group. Ancora Davide Stoppelli in battuta. Schippa, Bregliozzi, riesce alla fine Molinari a trovare il punto in primo tempo, primo punto dell'incontro per la Italchimici, riferito ovviamente al terzo set. Ecco Molinari in battuta. Marra
City Squodis leggermente sbilanciato, ma stavolta ha ragione l'arbitro Galtieri nell'andare a muro. Muscarà e Squodis sono andati ben oltre e quindi punto in favore della Italchimici. Squodis riesce a toccare il pallone ma offre alla Italchimici la possibilità del contrattacco e stavolta Musco non si fa pregare, pertanto la Italchimici ha ribaltato dallo 0-2 iniziale al 3-2 in questo terzo set. Siamo soltanto all'inizio ovviamente, però è la dimostrazione del fatto che la Italchimici, dopo aver subito la fuga della Erme Group nel secondo set, nel terzo almeno fino a questo momento si è subito ricomposta. Muscarà ed è ancora Musco a piazzare una diagonale potente e precisa per il 4-2 della Italchimici, primo doppio vantaggio dell'incontro in favore della formazione Folignate dall'inizio del match. Molinari, battuta lunga e San Giustino a meno 1. Zangarelli, Miorelli, vincente l'attacco di Miorelli, 5-3, sempre più 2 per la Italchimici. In battuta Giacomo Musco. Marra, Sitti, Muscarà ha soltanto toccato, Zangarelli in copertura, ma c'è la possibilità per un nuovo contrattacco da parte di Foligno che va a segno sulla parallela di Miorelli e sono 3 i punti di vantaggio adesso per la formazione ospite. Ancora Musco in battuta, palla che però non supera la rete, quarto punto per la Erme Group che ne deve recuperare 2 nei confronti degli avversari. Vedremo se Squodis riuscirà a fare la voce grossa in battuta. La battuta è buona, il muro su Musco smorza, possibilità di contrattacco, stavolta è il muro di Foligno a smorzare su Conti che però sul lungo bagher ringrazia per il regalo e chiude appunto con 2 mani. San Giustino che dunque ha recuperato fino a meno 1 e Squodis ancora in battuta, stavolta più potente, ma c'è Miorelli in ricezione, il muro risponde a Battistelli, Miorelli smorza il muro, possibilità di contrattacco, Squodis un po' fortunatamente si salva la difesa di San Giustino. Vediamo la ricostruzione di Foligno che trova il mani fuori con Miorelli. Con tenacia la formazione Folignate è riuscita a strappare il punto. Ed è proprio Miorelli
che va alla battuta. Squodis, Sitti, Conti, arriva sulla copertura Spalazzi, Musco, ma c'è la difesa di Marra. Il primo tempo di Muscarà, palla che non cade a terra, anche se poi Spalazzi conclude la diagonale fuori. Uno scambio combattuto che però la Erme Group San Giustino è riuscito a far suo. E adesso per la prima volta in battuta Carmelo Muscarà per la Erme Group. Parte il servizio di Muscarà, c'è Miorelli, Bregliozzi, Spalazzi, ancora out l'attacco di Spalazzi e l'operazione aggancio è riuscita per la Erme Group. Siamo 7-7 con Muscarà di nuovo in battuta. Ancora su Miorelli, Spalazzi, stavolta l'attacco di Spalazzi è preciso. Dopo che in precedenza aveva sbagliato la direzione del pallone, e Foligno torna avanti 8-7 con Battistelli che adesso va in battuta. Conti, primo tempo di Stoppelli e siamo 8-8, subito conquistato il cambio palla da San Giustino. La battuta di Sitti, palla leggermente toccata dal nastro, Conti, ci arriva Molinari, schippa per Spalazzi, intercetta il muro, Conti che riesce a trovare sul tocco il manifuori. Vedete poi sportivamente il 5 con Bregliozzi e la Erme Group rimette il naso avanti, siamo 9-8. Sitti, Spalazzi, va a concludere Spalazzi ma c'è la copertura di Sitti, Marra, Conti, mani fuori, trovato da Conti per il 10-8, due punti fondamentali quelli firmati da Rinaldo Conti in questo frangente, perché permettono alla Erme Group di tornare sopra di 2. Sitti, tesa la sua battuta, Musco e mani fuori, la risposta del muro è out. In battuta Dario Bregliozzi per Foligno. Sitti, Zangarelli, trova il punto Zangarelli per il tocco di Miorelli ed è questo un regalo che viene fatto a Zangarelli, perché la traiettoria del pallone era fuori, se non l'avesse toccata Miorelli, che infatti è andato poi a scusarsi, sarebbe stato punto per la Italchimici. Buona per Zangarelli, buona per la Erme Group che invece ci sia stato questo tocco. Siamo 11-9. Il muro su Molinari, Musco da posto 4, la copertura, Squodis, il suo tocco, Spalazzi e stavolta è il muro di Stoppelli e Squodis ad avere la meglio sull'attacco di Spalazzi da posto 2. Si erano invertite le posizioni Musco e Spalazzi.
Musco ha provato ad attaccare dalla banda, Spalazzi da posto 2, ma come avete visto c'è stato il muro che ha risposto nella maniera migliore, consegnando il punto numero 12 all'Erme Group. Pronto adesso la battuta Rinaldo Conti. La risposta di Schippa, riprova Spalazzi, il cui tocco non è potente, poi su questa combinazione con Sitti, Stoppelli trova il tocco che vale il 13° punto per la Erme Group. Risposta fuori da parte del muro, ancora Conti, 13-9 Erme Group in questo terzo set. Schippa Spalazzi, possibilità di contrattacco, Conti che però stavolta commette infrazione. Non è molto d'accordo Conti. Decimo punto per Foligno. Pietro Spalazzi in battuta per la Italchimici. Conti quasi da terra il suo bagger in ricezione, poi Esquodis che conclude di giustezza con una precisa diagonale. 14-10 per la Erme Group con Davide Stoppelli in battuta. Schippa, Bregliozzi, Miorelli. E quando è ben servito Miorelli difficilmente sbaglia, come in questa circostanza. Pronto Montanari, Marra, Sitti, Squodis, mani fuori e nuovo punto di Ridas Squodis. Siamo 15-11 per la Erme Group, che dunque gestisce il più 4. Adesso è il turno di Nico Zangarelli. Battuta piuttosto tesa, Musco riesce a trovare le mani alte del muro, Musco, e quindi punto numero 12 per Foligno, nelle cui file entrano con l'8 Campana, palleggiatore, e Urbani con il numero 10, quindi per Urbani si tratta di un rientro più che di un ingresso. E Francesco Campana va direttamente al servizio, così a freddo. Buona la sua battuta, Squodis, ancora lui. E siamo 16-12 in favore della Erme Group con Squodis che va in battuta. Battuta di Squodis, la ricezione di Schippa, e che pallone che ha chiuso Miorelli. C'era una traiettoria piuttosto alta e in ricaduta Miorelli è riuscita a piazzare questo pallone.
per il punto numero 13 della Italchimici Foligno, con Samuele Mirelli che va adesso a servire, prova il salto, Marra, Sitti, Muscarà, c'è la difesa sul primo tempo di Muscarà, ma poi salta controtempo Urbani e arriva il punto numero 17 per la Herm Group San Giustino. L'incaricato della battuta è Carmelo Muscarà. Spalazzi, mani fuori di Spalazzi, davvero potente la sua conclusione, e battuta che adesso passa a Battistelli, 14 Foligno, 17 San Giustino, che conduce anche per 2-7-0. La battuta di Battistelli, Marra, Sitti per Rinaldo Conti, diagonale strettissimo a segno nei 3 metri quello di Rinaldo Conti, più 4 Herm Group con Alessio Sitti in battuta. Spalazzi, il muro vincente su Urbani, 19-14, più 5 Herm Group San Giustino, che si sta avviando verso la conclusione del set della partita con Alessio Sitti in battuta. Ancora Spalazzi in ricezione, va a concludere Spalazzi, può rigiocare Foligno, Conti, e stavolta c'è il muro vincente su Rinaldo Conti da parte di Molinari. 15° punto per la Italchimici Foligno contro i 19 della Herm Group. Escono i due che erano da poco entrati, cioè Campana con l'8 e Urbani con il 10, quindi torna la formazione di partenza del set per la Italchimici Foligno con Bregliozzi in battuta, Marra, Sitti, Zangarelli, ma il pallone è out, non c'è stato tocco. Punto numero 16 per la Italchimici. Ancora Bregliozzi, Marra, Sitti, Conti da posto 2. Attacco vincente per il 20-16 di San Giustino, ed è il turno adesso di Francesco Sideri che prende il posto di Ridas Squodis, autore senza dubbio di una positiva prestazione anche in attacco. In più di una circostanza si è fatto notare Squodis, e adesso nella parte finale di questo set di nuovo in campo Francesco Sideri, muro vincente su Musco 21-16. Mancano soltanto 4 punti alla vittoria per San Giustino. Intanto Restani chiede anche il secondo e ultimo time out di questo set, una partita che dunque sembra avere a questo punto il destino più che segnato. 2-0 per la Herm Group, che conduce 21-16 nel terzo set. Rinaldo Conti in battuta,
schippa. Gnorelli ha smorzato il nastro, consentendo a San Giustino di poter contrattaccare, di farlo in maniera vincente con la diagonale a segno di Francesco Sideri. Primo punto per lui in questa partita, 22-16 per la Erme Group, a meno 3 dalla vittoria. E in questo caso è vittoria del match. Ancora Conti, stavolta non passa il pallone. Punto numero 17 per la Italchimici, che va in battuta con Spalazzi. La ricezione in palleggio di Sideri, che va di nuovo alla conclusione, ma stavolta la sua parallela è fuori bersaglio. 18° punto per Foligno. Ancora Spalazzi. Sideri, Sitti, ha tentato la chiusura in primo tempo Stoppelli, il muro su Musco, la possibilità del contrattacco con Sideri che riesce nel mani fuori. E punto numero 23 per la Erme Group con Stoppelli in battuta. Schippa, primo tempo a segno di Molinari, e punto numero 19 per Foligno. Alex Molinari in battuta. Sideri, Sitti, Conti, la pipe vincente, 24-19, ci sono quindi 5 palle match a disposizione della Erme Group San Giustino, che va adesso al servizio con Nico Zangarelli. La battuta di Zangarelli, che diventa ace, si ostacolano Schippa e Spalazzi, e pertanto la Erme Group San Giustino si aggiudica l'incontro con la Italchimici Intersistemi Volleyball Foligno. 10ª vittoria consecutiva, 12ª complessiva per la capolista del girone F del campionato di Serie B maschile.